Dal 26 settembre è attivo presso la Casa della Comunità, Cittadella San Rocco di Ferrara, l'ambulatorio a bassa complessità. Non è un pronto soccorso e nemmeno un punto di primo intervento, così come non è prevista l'assistenza pediatrica. Quali sono però le prestazioni che qui vengono erogate, come organizzate e quali sono le possibili ricadute anche sui pronto soccorsi della nostra provincia? Ne parleremo con diversi ospiti questa sera, a partire da Emanuele Ciotti, direttore sanitario dell'azienda OSL di Ferrara. Partiamo dallo spiegare a chi ci sta ascoltando che cos'è questo ambulatorio, ma anche, cosa importante, che cosa questo ambulatorio non è. Ha detto molto bene, l'ambulatorio a bassa complessità non è un pronto soccorso, non è un punto di primo intervento. Questi ultimi due servizi che abbiamo citato hanno tutta una serie ovviamente di servizi dietro di loro, ovviamente, che qui in questo ambulatorio non ci sono. Questo è un ambulatorio di assistenza primaria, ok? Quindi simile a quello che può essere un ambulatorio della medicina generale o quello che può essere un ambulatorio della continuità assistenziale, con in più alcuni servizi che sono quello degli esami di laboratorio, di diagnostica, di RX o di ecografia, che permettono ovviamente di poter in tempi brevi gestire dei pazienti, cosiddetti codici bianchi, che sarebbero potuti essere gestiti altrimenti in pronto soccorso. Quindi nasce anche con questa funzione di cercare di sgravare, in base a quello che sono state le indicazioni anche della Regione Emilia Romagna, degli ambulatori a bassa complessità, proprio per cercare di sgravare le lunghe attese dei pronti soccorso, gestendo in maniera alternativa questi pazienti, quindi evitando ovviamente code, attese. La scelta strategica dell'azienda, in accordo ovviamente con la Regione, è stata quella di non scegliere come ambiente l'ospedale, ma di scegliere la casa della comunità. La casa della comunità perché è più prossima ai cittadini, perché all'interno ovviamente c'è anche il servizio dell'emergenza urgenza, e quindi proprio anche in virtù, per ultimo e chiudo con un altro elemento di contesto che non ci dobbiamo dimenticare, che è quella della revisione del territorio alla luce del nuovo DM77. Questo è un progetto sperimentale, ma lo leggiamo già all'interno del documento della programmazione del DM77, come le case della comunità dovranno andare a svolgere questa funzione anche di gestione delle cosiddette piccole urgenze. Quindi la casa della salute, servizi di radiologia che ti permettono ovviamente di escludere o meno una frattura, vedere se una, ad esempio una colica addominale o un problema addominale con l'ecografia, e quindi di concludere ovviamente e fare diagnosi. La volontà appunto è quella di un progetto sperimentale, di verificare come va, come sta andando, per poi eventualmente aumentarne il numero di ore e, come dire, disseminarlo in altre case della salute che abbiamo, quindi certo. Bondeno e Comacchio. Ecco, a proposito di come sta andando, l'ambulatorio, dicevamo, è aperto dal 26 di settembre. Naturalmente, come tutti i nuovi servizi, all'inizio un po' il cittadino fa anche fatica, giustamente, insomma, a capire che cosa succede qui dentro, che cosa può fare, quindi può essere un po' titubante ad accedervi. Dopo le prime settimane in cui non erano tantissimi i ferraresi che vi afferivano, pur magari avendo delle problematiche che potevano essere risolte, l'afflusso è via via aumentato. Questo è un dato importante. Innanzitutto complimenti sempre ai cittadini, perché i cittadini comunque vengono qui in maniera appropriata, ok? Come, che questo poteva essere anche, come dire, un... avevamo messo eventualmente anche in conto che qualche cittadino, tra virgolette, potesse venire anche per una condizione, come vedere, che invece va gestita all'interno del punto soccorso. Invece la cittadinanza ha capito ovviamente che qui trattiamo codici minori, e vediamo dai dati un aumento. Cioè, noi adesso abbiamo fatto circa 823 pazienti, abbiamo gestito ad oggi, e giornalmente abbiamo una media di 10 pazienti, possiamo dire, ma abbiamo avuto punte anche di 22 e di 23 pazienti in 6 ore. Ricordo che noi il target che ci eravamo dati era quello di 30 pazienti, ok, in 6 ore. Solo per darvi un numero, un pronto soccorso di Argenta vede circa mediamente in 24 ore 35 pazienti, quindi 23 pazienti
sembrano pochi rispetto ovviamente a un pronto soccorso come Cona, che fa anche 146 accessi al giorno, ma rispetto ovviamente a un pronto soccorso di più piccole dimensioni sono già numeri comunque importanti. Ecco, rispetto all'appropriatezza dell'accesso qui, secondo me è importante sottolineare un aspetto, lei già lo aveva anticipato, perché rappresenta forse uno dei timori del cittadino, magari ho un problema, arrivo qui, non è risolvibile oppure sto molto male, che cosa succede? Cioè, lei lo ricordava prima, qui comunque è presente il presidio del 118, questo significa che comunque dovesse arrivare qui magari e ci si accorge che la problematica è una problematica seria, viene soccorso immediatamente anche dal 118, o comunque se sono problematiche che vanno approfondite o necessitano di un invio in pronto soccorso, si può andare già con un'idea di quello che il paziente ha verso magari un pronto soccorso specialistico e non più verso quello generale. Allora, questa è importante, l'abbiamo scelto anche questa casa della comunità perché ovviamente aveva il 118 all'interno, quindi tutto il sistema dell'emergenza urgenza, proprio quindi super sicuri. Poi è stato fatto anche un affiancamento, c'è anche la disponibilità, noi qui abbiamo anche all'interno ovviamente altri specialisti, medici, due internisti, quindi anche la casistica ben appropriata. C'è ovviamente anche se questo lo ribadisco in maniera chiara, è un ambulatorio ovviamente di assistenza primaria in capo al Dipartimento di Cure Primarie, comunque una connessione ovviamente diretta con Cona, ok? Quindi alcune ovviamente dinamiche si possono presentare, ovviamente poi una comunicazione tra professionisti ovviamente è immediata. Quello che abbiamo visto ovviamente è che c'è appropriatezza, le persone vengono ovviamente magari se hanno una ferita lacero contusa, vengono se sono caduti dalla bicicletta e quindi escludere ad esempio se è una frattura o meno, si fa una lastra e il quadro ovviamente è risolto. Ovviamente qui diciamo non è un pronto soccorso pediatrico, questa è una parte importante, neanche un pronto soccorso ginecologico, quindi ovviamente questa casistica non deve venire qui, ma come ovviamente in altre fattispecie anche di altri pronti soccorsi. Ok, allora io direi, visto che abbiamo introdotto un po' il tema della casistica, di cercare di capire meglio un po' chi è il medico che si può trovare in questo ambulatorio, che tipo di medico è, in particolare sono i medici delle USCA, delle UCA, che abbiamo imparato a conoscere un po' tutti in questi ultimi 2 anni e mezzo di emergenza Covid. Ce ne parla un po' di più nel dettaglio la dottoressa Carlotta Serenelli, dirigente medico del Dipartimento di Cure Primarie dell'azienda USL di Ferrara. Sono dei medici che sono stati formati per lavorare già precedentemente insieme agli infermieri, possono avere già la convenzione come medico di medicina generale, possono essere medici che appartengono, stanno facendo il corso di medicina generale, oppure anche specializzandi della Università di Ferrara, che danno le loro disponibilità quando ovviamente sono liberi dai loro impegni istituzionali. Hanno una formazione quindi abbastanza eterogenea, ma comunque riferita alla medicina generale, comunque nel loro complesso. Hanno fatto comunque tutti una formazione insieme agli infermieri, per ovviamente capire quali tipologie di patologie potessero essere dovessimo prendere in carico e in che modo. E abbiamo fatto la formazione, comprendeva anche l'utilizzo della POCT, quindi di quello che è la parte degli esami ematochimici. Finora la maggiore casistica è sicuramente dovuta a traumi. Quindi traumi che possono avere poi diverso esito. Quindi il trauma viene trattato nelle sue componenti sia di traumatismo magari appunto cutaneo eccetera, ma anche dal traumatismo che possa escludere una frattura eventualmente o una distorsione. Altre patologie che giungono sono patologie cutanee, quindi disturbi della pelle non meglio definiti. Altre casistiche sono anche quelle oculari, si sono presentate casistiche che hanno richiesto l'intervento di ecografie, per cui soprattutto ovviamente addominali, anche in questo caso per escludere patologie acute,
e anche l'emocromo, diciamo, cioè l'emocromo, scusate, tutti gli esami ematochimici, parlavo dell'emocromo perché ad esempio nel caso di un dolore addominale acuto in una donna giovane in fossa iliaca destra, fare una in un ambulatorio una diagnosi differenziale magari tra un'appendicopatia o una patologia ovarica, ad esempio, diventa molto complesso. Allora, vabbè, l'ecografia può aiutare, un emocromo se ci dà dei globuli bianchi molto alti può aiutare, però se si tratta di una condizione comunque molto, insomma, acuta, si invia in pronto soccorso apposito e ovviamente ha già comunque un inquadramento minimo di esami che possono ovviamente aiutare poi successivamente. L'ABC non è nato per prendere in carico il paziente. Nel senso che il paziente non torna dopo in ABC, va dal medico di medicina generale. Presso questo ambulatorio opera un'equipe multiprofessionale dove è sempre presente la figura dell'infermiere, una figura fondamentale, come ci ha spiegato Marica Colombi, direttrice della direzione tecnico-infermieristica dell'azienda OSL di Ferrara. L'ambulatorio a bassa complessità, per definizione, anche rispetto a quelle che sono le indicazioni della Regione Emilia-Romagna, prevede sostanzialmente una presa in carico multidisciplinare. Cosa significa? Che c'è un infermiere, ma c'è un medico, ma c'è anche un infermiere presente. Come abbiamo selezionato il personale infermieristico che può prendere parte a questo team multidisciplinare? Abbiamo preso in considerazione almeno un criterio di anzianità in ambito clinico specialistico, quindi è un infermiere che afferisce alla casa della salute, alla casa della comunità e che ha un'esperienza in ambito assistenziale consolidata, quindi tendiamo a non mettere il neoassunto. In particolar modo, in via prevalente, sono infermieri che afferiscono all'area della specialistica ambulatoriale piuttosto che all'area, diciamo, multidisciplinare della casa della salute. Questo personale infermieristico è stato sottoposto a un corso di formazione, sia rispetto al target di popolazione da prendere in carico, ma anche a tutti i percorsi paralleli, perché all'interno dell'ambulatorio a bassa complessità è possibile eseguire dei prelievi che vengono processati attraverso i cosiddetti POCT, quindi una analitica a disposizione che permette di avere un referto inside, quindi un referto in loco, immediato. Istantaneo e poi di accompagnare anche all'utente eventuali esami radiologici o ecografie. Quindi ovviamente tutta la parte di preparazione per questa diagnostica e di esecuzione è in carico al personale infermieristico dell'ABC. L'infermiere che presta la propria attività all'interno dell'ambulatorio a bassa complessità è un infermiere di fatto, dicevamo, con esperienza ed è abituato a gestire la casistica a minore complessità perché molti di loro hanno gestito in autonomia i cosiddetti ambulatori della cronicità o ambulatori infermieristici. Quindi sono addestrati a prendere in carico il paziente e a svolgere alcune attività in ambito ambulatoriale. Per esempio, prelievi ovviamente non con una diagnostica ampissima, però i prelievi di base, perché l'ambulatorio ABC è dotato di POCT, quindi è possibile fare un certo tipo di diagnostica semplice, accompagna il paziente in percorsi radiologici o ecografici e quindi all'interno di questo ambulatorio si svolgono alcune attività, oltre alla rilevazione dei parametri vitali e della valutazione del paziente, anche medicazioni, eventuali, diciamo, gestioni di dispositivi medici, ad esempio il catetere, piuttosto che in modo molto importante, molti aspetti legati all'educazione terapeutica, perché la bassa complessità, sicuramente, ad esempio, sull'aderenza terapeutica, sull'informazione, l'addestramento, prevede tantissima attività. In questo momento, in ogni turno di lavoro abbiamo un infermiere dedicato che partecipa al team multidisciplinare dell'ambulatorio a bassa complessità. È chiaro che la dotazione della specialistica ambulatoriale è molto ampia, abbiamo circa 40 infermieri assegnati a quel servizio che ruotano su tutte le funzioni, prevalentemente un numero significativo che varia dai 6-7 in questo momento, ma con la volontà di volerli incrementare, che ha diciamo, esperienza consolidata,
ma stiamo cercando anche di ampliare, di modo che se dovessimo ampliare la fascia oraria, siamo già pronti con le competenze per poterli mettere in campo. E per capire un po' meglio quello che succede in questo ambulatorio, proprio l'attività quotidiana che qui viene svolta, vi portiamo a conoscere uno dei medici che qui lavora, il dottor Dario Gozzi. Buongiorno a tutti. Lo abbiamo già detto prima con il direttore sanitario Ciotti, inizialmente l'ambulatorio era partito un po' in sordina per quanto riguarda l'afflusso, ora invece piano piano sono sempre di più i ferraresi che vi si stanno recando e che sempre più spesso poi trovano una risoluzione al loro problema. Sì, c'è un aumento dell'utenza, diciamo che fondamentale è stato il passaparola tra utenza, ma anche il fatto che i media comunque hanno pubblicizzato sia su giornali che su TV locali, perché infatti molti pazienti ai quali magari chiedo come sono venuti a conoscenza della situazione poi mi riferiscono da un amico, l'ho letto, quindi insomma queste cose vengono comunicate. E altra cosa importante, sicuramente questo sta dando delle ripercussioni positive sull'afflusso, perché dai numeri iniziali che erano più bassi adesso insomma stiamo sui 15, 18, 20 pazienti di media, quindi sicuramente è un segnale che l'utenza sta imparando cosa fare qui da noi. A proposito di questo, proprio sul fatto che l'utenza sta imparando a cosa serve questo ambulatorio, ci può raccontare un po' qual è la casistica di una giornata tipo come quella odierna, ad esempio? Ah, la giornata che si è appena conclusa, è venuto un signore era caduto, quindi un trauma toracico, abbiamo fatto radiografia, effettivamente c'era una costa frazionata. Abbiamo avuto pazienti con un problema oculare, alcuni pazienti vengono, stamattina abbiamo rimosso anche un tappo di cerume, aveva un problema all'orecchio, problema diciamo di dolore addominale, una signora con un dolore addominale, alla fine era solo, non riusciva ad andare in bagno, poverina, però il problema era questo, dolore toracico di vario genere, muscolari e osteoscheletrici, questi se ne vedono spesso, sono diciamo un po' la quotidianità, quindi spaziamo un po' da tutto, dal problema più magari banale, cutaneo, anche giusto una ragazza stamattina aveva anche un prurito diffuso, quindi insomma la gente sta imparando ad accedere. Ancora qualche accesso improprio c'è, perché probabilmente si pensa che forse questo viene visto come un pronto soccorso, non lo è, quindi magari ecco la persona pensa di evitare di fare la fila in un ospedale e viene qui pensando di fare prima. Poi diciamo che noi cerchiamo col personale infermieristico che si affaccia praticamente ogni paziente viene prima di accedere in sala d'aspetto, viene comunque visto dall'infermiere, il quale ovviamente chiede il motivo per cui si presenta, e se vediamo che il paziente non è con indicazione per questo ambulatorio, viene indirizzato ovviamente ad altro. Quindi comunque c'è sempre l'infermiere qui fuori presente che può capire se la persona che sta arrivando è un accesso appropriato per questo ambulatorio. Ogni paziente che entra e esce viene accompagnato dall'infermiere fuori, ma nella sala d'aspetto che è qui di fronte l'infermiere chiama il paziente successivo, quindi vede anche chi sta arrivando oltre a quelli che sono già in attesa. Il fatto di avere comunque anche insomma un maggiore afflusso vi sta comunque permettendo di mantenere dei tempi di attesa, diciamo, che sono quelli che vi aspettavate rispetto sì, utenza? Diciamo di sì, nessuno si sta lamentando del fatto che è tanto che aspetto, di solito lo si sente dire, quindi attualmente insomma il percepito è che l'utenza sia soddisfatta. Poi noi siamo ancora in fase di rodaggio, quindi possiamo sempre migliorare, anzi si accettano consigli per qualsiasi cosa, perché insomma siamo i primi a voler imparare per cercare di garantire un servizio il meglio possibile. La sensazione che avete dalle persone che afferiscono all'ambulatorio, diciamo di come lo stanno vivendo questo nuovo servizio, visto che insomma nella nostra città la problematica legata al pronto soccorso, tempi di attesa, ma non solo a Ferrara, più in generale, è un tema che riguarda tutti i cittadini, ha riguardato almeno tutti una volta, vuoi per se stessi o per un familiare. La consapevolezza del cittadino che arriva qui risolve il proprio problema, diciamo, ve la esterna, no? Sì, perché molte volte è successo anche stamattina, il signore con il tappo di cerume pensava di venire qui, io gli dessi un appuntamento per poi andare da uno specialista o comunque gli dessi un appuntamento per tornare. Il fatto di essersi tu fa, ma quindi rimango qui?
sì, ti visito e cerchiamo di risolvere il problema se è risolvibile. Questo sì, sicuramente è un percepito positivo, ecco. Abbiamo cercato di capire insieme ai nostri ospiti come funziona questo ambulatorio. Do il benvenuto a Giuliana Fabbri, subcommissaria sanitaria dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna. Naturalmente quando si attiva un ambulatorio come questo a bassa complessità è inevitabile cercare di pensare, anche di programmare quelle che possono essere le ricadute, si auspica positive, in particolare sui cosiddetti codici bianchi che afferiscono al pronto soccorso. In questo caso parliamo del pronto soccorso di Cona. Che cosa ci si aspetta e come è andata in questi primi mesi di attività di questo ambulatorio? Beh, come lei ha anticipato, sono sicuramente ricadute tutte positive, a mio avviso. Le principali riguardano intanto la possibilità di inviare i pazienti in un ambulatorio, in un punto dove rispetto alle patologie che vengono trattate nell'ambulatorio ABC vi sia una risposta tempestiva, appropriata, in tempi anche molto brevi, e questo è sicuramente un vantaggio che si riflette anche su Cona, perché evidentemente abbiamo parlato in questi giorni molto spesso di sovraffollamento. Il fatto che vi siano molti codici rossi, arancioni, le patologie stagionali a cui dare risposta, fa sì che questi codici, queste patologie un pochino più a bassa complessità dovrebbero aspettare molto tempo in un ambiente comunque dove appunto quando c'è affollamento si possono anche contrarre più infezioni, si possono avere ci può essere necessità di aspettare molte ore, quindi io sinceramente vedo davvero solo vantaggi. Ecco, anche per fare un po' capire a chi ci sta ascoltando l'impatto dei codici bianchi su quella che è l'attività diciamo di un pronto soccorso, perché sono numeri che a volte sono molto utili per far capire quanti sono i codici bianchi rispetto al resto delle problematiche, dai verdi ai gialli, rossi, azzurro, adesso c'è anche il nuovo colore. Allora, per dirle qualche numero, noi al pronto soccorso di Cona quotidianamente vediamo dai 100 ai 140 pazienti, con dei picchi e dei cali naturalmente che si possono avere nel corso della settimana. Ieri per esempio gli accessi sono stati 128, i codici bianchi sono quasi sempre sotto la decina, 2, 6, 5, però come dire, sono pazienti che davvero qui troverebbero una risposta importante, sono comunque anche un 5% che qui può trovare davvero la risposta appropriata, giusta, corretta. Anche perché sono quelli, come lei diceva prima, che devono attendere di più, considerata la bassa complessità della propria patologia. Ovviamente le priorità sono garantite ai codici più severi, quindi rossi, gli arancioni. In questo periodo, come dicevamo, abbiamo appena visto un picco influenzale di Covid importante, quindi è evidente che poi l'attesa diventa più lunga. Grazie mille allora, grazie, dottoressa, a voi. Grazie. Bene, allora io ringrazio i nostri ospiti che ci hanno aiutato a capire come funziona e anche quali ricadute potrà avere questo tipo di ambulatorio sulla sanità della nostra provincia, in particolare sui pronto soccorsi e sul sistema dell'emergenza. Vi ricordo, prima di salutarvi, che l'ambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e il sabato e la domenica dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Durante la settimana gli accessi sono quelli soliti della Casa della Comunità Cittadella San Rocco di Ferrara, mentre il sabato e la domenica l'accesso è quello da Corso Giovecca, dalla sbarra degli accessi del 118. Naturalmente tutte le informazioni su quella che è l'attività, la casistica e anche gli orari di apertura di questo ambulatorio li potete trovare anche sul sito dell'azienda OSL di Ferrara. Io vi ringrazio per averci seguito, l'appuntamento con Salute Focus Ferrara è per il 2023.